E dopo la mega evoluzione, l'arco risveglio e le varie forme dei Pokémon, ecco a voi la Alola Form. Quando ho visto questa innovazione della settima generazione sono rimasto un po' così. Al contrario degli altri utenti che erano tutt'altro che sconvolti. Oh mio Dio, hanno annunciato una ragazza in tipo ghiaccio, Bolletto, che figata! Oh mio Dio, acciaio ghiaccio, Sandrash, wow! Cosa? È il servitor di tipo drago erba? Exeggutor è diventato l'obelisco di Balzar. Ma a parte questa mia reazione che è durata circa 2 giorni buoni, dopo tutto mi sono ripreso. E notando quanto il popolo del web si è sbizzarrito nel creare delle forme di Alola, ho deciso di creare questa nuova rubrica sul canale intitolata Le 5 Alola Form possibili in Pokémon Sole e Pokémon Luna. Ormai siamo 100.000 e non smetterò mai di ringraziarvi. In questo caso ho voluto risistemare un po' il canale con delle serie fisse ad orario. Questo cosa vuol dire? Che ogni serie che avrò sul canale avrà un giorno della settimana e un orario fisso. La serie che oggi andremo a intitolare Top 5 Alola Form uscirà ogni martedì alle ore 14. Detto questo, vi invito a commentare questo video con le vostre 5 Alola Form della regione di Kanto che vorreste in Sole e Luna, e naturalmente di lasciare un bel pollice in su se volete un altro episodio prima di martedì, perché se raggiungerà i 4.000 like prima di martedì uscirà un episodio prima. Quindi iniziamo con la regione di Kanto e ricordo che i Pokémon che ho scelto per questo episodio sono selezionati in base alla mia totale preferenza. Detto questo, possiamo iniziare. Di questo episodio è Dactrio, un Pokémon che non mi ha mai ispirato particolarmente, ma questa fanart che ho trovato sul web è qualcosa di sublime. Mi ha subito colpito parecchio, è un'idea geniale far assumere a questo Pokémon le sembianze di una cima innevata. Come abbiamo già visto per Sandslash e Ninetales, molti Pokémon della regione di Alola si sono adattati con il tempo all'ambiente che li circonda. Se guardiamo anche solo per sfuggita la mappa di Alola, la prima cosa che si nota è sicuramente il monte innevato, lo pseudo monte Everest, per dire. Questo Pokémon potrebbe essere cresciuto lì e con il passare del tempo ha avuto la necessità di evolversi, sempre per adattarsi all'ambiente, un po' come hanno fatto le scimmie con il passare dei secoli, perché un po' quindi tipo terra non può di certo abitare su una montagna ghiacciata. Quindi questo Dactrio io lo farei di tipo terra ghiaccio, non sarebbe una figata? Il secondo Pokémon di oggi è Arcanine. Ok, avete dato una forma alternativa a Ninetales, e il mio povero Arcanine dove lo lasciate? Poverino, non ha nemmeno una mega evoluzione, dategli una Alola Form allora. La fanart che ho trovato oggi darebbe a questo Pokémon un aspetto completamente diverso, e ditemi se non è una figata. Necessità di adattarsi all'ambiente marino avrà costretto questo Pokémon a cambiare forma, perché la regione di Alola sono praticamente un arcipelago. Tuttavia non sono ancora convinto al 100% di questa forma. Una parte mi dice sì Federic, diamogli la Alola Form, e l'altra dice no, è meglio una mega evoluzione. L'ho voluta mettere lo stesso perché al popolo del web è piaciuta moltissimo. Quindi, beh, scrivetemi voi qui sotto nei commenti se vi piacerebbe. Il terzo Pokémon di oggi è Jinx. Parto dal presupposto che ho sempre adorato questo Pokémon. A molti non piace, ma con questa Alola Form io ci ripenserei. Guardate che figata, approvo al 100% questa nuova forma, e sinceramente spero che la faranno proprio così. Dopotutto, Jinx non ha nemmeno una mega evoluzione, non ha praticamente niente, quindi perché non dargliela? Con il clima tropicale e la cultura hawaiana, Jinx col passare degli anni ha, come dire, sentito la necessità di evolversi. Dopotutto è un Pokémon umanoide, quindi per lui indossare vestiti tipici e comunque comportarsi come gli esseri umani ed è tutto normale. In questo caso Jinx perderebbe il tipo ghiaccio e diventerebbe di tipo erba forse? Non lo so, questo sceglietelo voi qui sotto nei commenti. Se avete qualcosa di migliore, scrivetemelo pure. Il quarto Pokémon di oggi è il mio adorato Snorlax. Lui vale la stessa regola di Jinx, una fanart spettacolare che non ha bisogno veramente di essere commentata.
la vedete voi, è fantastica. È troppo simpatica e completamente geniale. Purtroppo sono consapevole che una Lola Form così non la faranno mai. Io lo preferirei più palestrato con la mega evoluzione, come avevo fatto vedere nel video le mie 10 mega evoluzioni che vorrei in Sole e Luna. Ma sono solo i sogni di un piccolo youtuber. Le noci di cocco, tuttavia, per coprire le tette sono un dettaglio da non sottovalutare. E lui che tipo dargli? Il tipo lotta? O avete di meglio? I tipici balli hawaiani devono aver tirato un po' su il povero Snorlax, che era stanco di dormire e quindi si è messo a ballare un po'. Quasi. Quinto e ultimo Pokémon del primo episodio è Alakazam. Ok, ok, vi do 10 secondi per guardare questa fanart. Ora ditemi se non lo vorreste anche voi. Cintura nera e nanciago alla mano. Sempre se si chiamano così. Quei cosi che ha Bruce Lee, no? Avete presente? Sì, nanciacuo. Come si pronunciano non lo so. Mia, mi ricorda un po' Bruce Lee, questa fanart. Qui abbiamo un combattente. Alakazam, versione lotta. Che volete di più? Poche fanatici, grazie per aver guardato questo primo episodio delle top 5 forme di Alola. Grazie per averlo guardato fino alla fine. Se vi è piaciuto, spolliciate, lasciate un bel mi piace e commentate con la vostra top 5 forme di Alola. Noi ci vediamo martedì alle ore 14 con un prossimo episodio. Da Federic è tutto e ciao ragazzi.